Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con Terzo Tempo Live. Domenica il riepilogo, il consueto riepilogo della situazione per quanto riguarda i campionati dalla Serie A alla Serie D. Soprattutto in Serie D è stata una giornataccia, un weekend amaro per le formazioni abruzzesi. Nessuna ha vinto, soltanto un pareggio, quello dell'Aquila, nella giornata di oggi. Ieri nei due anticipi, due pareggi, il derby tra Nero Stellati e Avezzano 0-0 sul neutro del Pallozzi di Sulmona e poi l'1-1 del Francavilla in casa col Campobasso. Dicevamo, oggi soltanto un pari per l'Aquila sul campo dell'Agnonese, ha pareggiato Ibe che ha dunque annullato il momentaneo vantaggio dei locali, mentre hanno perso il San Nicolò sul neutro di Pineto, dunque in casa contro il Castelfidardo. Il Pineto a Pesaro è la terza sconfitta consecutiva per la squadra di Daniele Amaulo e poi la Vastese che ha ceduto 2-0 il verdetto finale sul campo della Jesina. Ma facciamo il riepilogo partendo dal massimo campionato. Questi i risultati per quanto riguarda gli anticipi di ieri: Sampdoria-Torino 1-1 a segno l'ex biancazzurro Lucas Torreira, poi c'è stato il pareggio di Acqua del Torino che è stato espulso nella finale. Oggi, anzi sempre ieri, Inter-Crotone 1-1. Oggi alle 12.30 la Roma ha espugnato il Marcantonio, 20 godi di Verona, non vinceva il campionato dalla metà del mese di dicembre la squadra di Eusebio Di Francesco, 1-0 il risultato finale. A Bologna nel pomeriggio Fiorentina batte Bologna 2-1, autogol di Mirante al 41esimo, 44esimo il pareggio di Pulgar, al 71esimo ha deciso il match Federico Chiesa. Cagliari batte Spal 2-0 al 34esimo Cigarini, poi è stato annullato dal VAR la rete del raddoppio a Joao Pedro, ma il Cagliari ha segnato un altro gol al 78esimo con Marco Sau. Dunque Cagliari batte Spal 2-0. Juventus Sassuolo 7-0, vittoria debordante per la squadra di Max Allegri, al 9 Alex Sandro, al 24esimo, al 27esimo Chedira, al 38esimo Pjanic e poi nel secondo tempo la tripletta di Gonzalo Higuain. Udinese Milan 1-1 al 9 Suso, un grandissimo gol al 76esimo Lasagna, anche se si parla soprattutto di un autogol del portiere del Milan Donnarumma. Tra l'altro era stato espulso 8 minuti prima del pareggio Calabria, il difensore rossonero, dunque ha sfruttato la superiorità numerica la squadra di Massimo Oddo, nelle cui fila ha esordito dal primo minuto Francesco Zampano, ex biancazzurro. Atalanta batte Chievo 1-0, ha deciso questo match il difensore Mancini, classe 96, ex Perugia. Questa sera alle 20.45 Benevento-Napoli, domani il posticipo a chiudere il programma della 23esima giornata di fronte Lazio e Genoa. Vediamo dunque la classifica del massimo campionato con la Juventus che si porta di nuovo in vetta alla graduatoria, 59 punti contro i 57 del Napoli, che però questa sera deve giocare a Benevento. Inter 45, poi Lazio 43 insieme con la Roma, Sampdoria 37, Atalanta 36, Milan 35, Udinese e Torino 33, Fiorentina 31, Bologna 27, Cagliari 24, Chievo 23, Sassuolo 22, Genoa 21, Crotone 20, Spal 17, Verona 16, Benevento 5 punti, 4 formazioni hanno una gara in meno. Ripetiamo, questa sera Benevento-Napoli alle 20.45, domani il posticipo a chiudere il programma della 23esima giornata di fronte allo Stadio Olimpico, Lazio e Genoa. Vediamo invece quello che è successo in Serie B. Naturalmente si è giocato ieri, ci sono ancora due partite da disputare, una in realtà è in corso di svolgimento, il primo dei due posticipi, Cesena-Ternana, siamo al quarto minuto 0-0 il parziale. Domani invece il posticipo a chiudere il programma della terza di ritorno, 24esima giornata di fronte Entella e Spezia nel derby ligure, Brescia-Parma 2-1, Cremonese-Provercelli 2-3, Empoli-Palermo 4-0,
Poi Entella Spezia, naturalmente si giocherà domani alle 20.30, Foggia Avellino 2-1, Frosinone Pescara 3-0, a Novara Ascoli batte Novara 2-1, a Perugia Cittadella batte Perugia 3-1, la settima vittoria esterna stagionale per la squadra di Venturato, nessuno ha fatto meglio in trasferta. Venezia Bari 3-1, a Salerno Carpi batte Salernitana 2-1, la Salernitana sarà la prossima avversaria del Pescara sabato con inizio alle 15 allo stadio Adriatico Giovanni Cornacchia. La classifica del campionato di Serie B, in testa il Frosinone che ha staccato il Palermo e l'Empoli. L'Empoli aveva agganciato il Palermo e il Frosinone vincendo 4-0 in casa contro la squadra di Tenino, dunque Frosinone 46 punti, Empoli e Palermo 43, Cittadella 38, Parma e Cremonese 36, Venezia e Bari insieme col Carpi a quota 35, Spezia e Pescara 31, Perugia e Salernitana 30, Avellino 29, Foggia 28, Novara 27, Brescia 26, Entella e Cesena insieme con la Pro Vercelli a quota 24, Ascoli 23, chiude la Ternana con 22 punti. Ricordiamo, Cesena e Ternana stanno giocando da qualche minuto, precisamente da 6 minuti, 0-0 il parziale allo stadio Manuzzi di Cesena. Domani il posticipo tra Entella e Spezia alle 20.30. Allora facciamo un passo a ritroso nel tempo prima di occuparci di Serie C e soprattutto di Serie D. Vediamo come è maturato questo 3-0 ieri allo stadio Benito Stirpe di Frosinone. Dunque Frosinone batte Pescara 3-0, vediamo. Non sconfitta stagionale, ma passivo senza dubbio esagerato. Risultato figlio della giornataccia di Fiorillo, capita, e del solito errore di concentrazione su palla inattiva. Il tris del Frosinone, prodezza di Cipsa in pieno recupero, non fa testo. Peccato, perché al cospetto della capolista il Pescara ha mostrato almeno nel primo tempo progressi confortanti sul piano della compattezza di squadra, senza tuttavia rinunciare. Zeman. La legge è questa, io penso che il primo tempo abbiamo fatto bene, il secondo tempo abbiamo cominciato anche bene, poi purtroppo il gol che vale, perché sono i gol, e poi due calci d'angolo che ci hanno messo sotto con un risultato importante, dove penso che non troviamo la concentrazione in queste fasi, non ci mettiamo bene a posto e poi paghiamo e tutta la fatica che si è fatta è per niente. Quattro novità sostanziali: Balzano per Crescenzi, Koulibaly in luogo di Valzania, soprattutto il neo arrivato Yamga e Baez, esterni da corsa nel tridente completato da Pettinari. Capone comincia dalla panchina, prova da subito a rompere gli indugi il Frosinone, schierato secondo i canoni del 3-4-1-2, punizione di Ciano, spizza Daniel Ciafani, tutto solo Dionisi spreca, al sesto velo di Ciafani, sponda di Dionisi, Ciano sinistro radente, palo sfiorato. Pescara prudente, attento ma pronto a ripartire. 14esimo, Baez, lancio illuminante, Yamga taglia benissimo, precede Beghetto e conclude Bardi, decisivo. Ritmi compassati, biancazzurri sempre ordinati, un solo vero pericolo, minuto 35, spunto di Beghetto che aggira Balzano, invito basso, Dionisi non aggancia, Matteo Ciafani non ci arriva. Finale di frazione, più intraprendente il Pescara, apprezzabile il destro a giro di Baez di poco alto sopra la traversa, tentativo senza esito invece di Brugman, ancora impalpabile. Nel secondo tempo sarà rimpiazzato da Valzania. Avvio di ripresa, quarto minuto, dalla distanza Ciano arma il sinistro, potente sima centrale, nettamente sorpreso Fiorillo, Frosinone in avvantaggio, responsabilità palesi dell'estremo biancazzurro che al 18esimo dà del materiale ai fotografi sul colpo di testa, tutt'altro che irresistibile, di Matteo Ciafani. Altro ex, corner dunque regalato, batte il solito Ciano, Terranova anticipa tutti, Fiorillo compreso, in evidente ritardo, 2-0, il Pescara sparisce, dentro Fiamozzi e Cocco al debutto stagionale, fuori Balzano e Baez, Pettinari esterno, cambi improduttivi, da segnalare solo il destro di Koulibaly disinnescato da Bardi, l'11 di Longo sfiora il tris con la ghanese Cipsa che calcia malissimo da ottima posizione ma in pieno recupero, l'ex
Sassuolo e Benevento, cresciuto nella Juve, si fa perdonare gran destro dal limite che fulmina Fiorillo. Finisce così 3-0. In questo momento il vero problema è la sterilità offensiva, è appena 4 gol in 6 partite e addirittura nessuno, prima volta che accade negli ultimi 180 minuti. Dato sorprendente, sì, ma fino ad un certo punto la squadra è questa, difficile chiedere di più. La coperta, insomma, rimane sempre corta. E infatti noi, insomma, ribadiamo il nostro pensiero, la squadra è questa, la coperta rimane sempre corta, come avete ascoltato dal servizio. Del resto, da quando questa società è tornata in Serie B, ovvero nel 2010 con Eusebio Di Francesco, l'attuale organico è sicuramente il meno competitivo. Eppure il presidente Sebastiani ha alzato l'asticella, per così dire. Infatti una intervista rilasciata al nostro sito www.rete8.it ha detto il presidente del Delfino: la squadra mi è piaciuta, specie nel primo tempo, sul campo la differenza con la capolista non si è notata, voglio i playoff, altrimenti sarebbe un fallimento. Così il presidente del Pescara, Daniele Sebastiani. Ma ci occupiamo ora di Serie C, prima di aprire un paio di collegamenti con il DS del Pineto Roberto Giammarino e con il presidente della Vastese per la Serie D, appunto, Franco Bolami. Serie C, vediamo quello che è successo nella giornata di ieri nel girone B, quello in cui è incluso il Teramo, che purtroppo ha fatto registrare la quarta sconfitta interna stagionale, tra l'altro debutto infausto davanti al pubblico amico per il neotecnico Ottavio Palladini, che invece aveva fatto bene a Ravenna nella giornata precedente, 1-1, tra l'altro il pareggio del Ravenna di Maestrello proprio all'ultimo respiro della partita dopo il rigore trasformato da Bacio Terracina. Questi i risultati: Bassano Sio di Tirolo 1-0, Feral Pisano Vicenza 1-3, Fermana Sant'Arcangelo 1-1, Gubbio Albino Leffe 2-2, Padova San Benedettese 1-1, Reggiana Renate 2-1, Teramo Pordenone batte Teramo 1-0, gol di Bassoli, difensore centrale della squadra di Leonardo Colucci. Tristi da Mestre invece è il posticipo in programma domani alle 20:45, hanno riposato Fano e Ravenna. Vediamo la classifica di questo girone, la classifica guidata, comandata dal Padova, 42 punti per la squadra di Bisoli, San Benedettese 34. Ieri il big match di questa giornata è terminato 1-1, ha giocato in casa il Padova, Renate e Feralpi Salò 33 punti, Reggiana e Bassano 32, Sud Tirol 31, Pordenone e Albino Leffe 30, Vicenza, Mestre e Fermana 27, Triestina 26, Gubbio 24, Ravenna e Sant'Arcangelo 23, Teramo 22. Dunque il Teramo è penultimo in piena zona play-out, Fano 16 punti, ultimo in classifica, fanalino di coda del girone B. Ricordiamo che al termine della stagione regolare ci sarà lo spareggio tra l'ultima e la penultima per decretare una sola retrocessione in questo campionato. Insomma, la classifica sempre più delicata per il Teramo. Ricordiamo che nel prossimo turno il Teramo renderà visita alla Fermana, Fermana-Teramo sabato 10 febbraio con inizio alle 20:30, anche il primo di due confronti esterni consecutivi per la squadra di Ottavio Palladini, che poi il sabato successivo sarà di scena sul campo della Feralpi Salò di Serena con inizio alle 16:30. Naturalmente stiamo parlando di sabato 17 febbraio. Passiamo ora al campionato di Serie D, risultati della quinta giornata del girone di ritorno. Una domenica, come abbiamo detto in apertura, bestiale per le formazioni abruzzesi, nessuna ha vinto, oggi soltanto un pareggio ottenuto dall'Aquila sul campo dell'Agnonese, gol del pari firmato da Ibe, e poi tre sconfitte patite dal Pineto a Pesaro, dalla Vastese a Jesi e dal San Nicolò in casa, ma si è giocato sul neutro di Pineto.
Spoleto contro il Castelfidardo. Questi risultati: Agnonese L'Aquila 1-1, Fabriano Recanatese 3-1, Francavilla Campobasso giocata ieri 1-1, Jesina Vastese 2-0, Monticelli Matelica 1-1 col Matelica sotto di un gol fino ai minuti conclusivi della partita. Poi c'è stato il pareggio della capolista Nero Stellati Avezzano giocata ieri sul neutro del Pallozzi di Sulmona 0-0, a Pineto Castelfidardo batte San Nicolò 1-0, San Giustese San Marino 1-2, San Marino che si conferma squadra formato esterno, e poi Vis Pesaro Pineto 2-0. La classifica dopo la quinta giornata del girone di ritorno vede sempre in testa il Matelica che affronterà la Vis Pesaro domenica prossima, sarà il big match della giornata. La Vis Pesaro con eventuale vittoria potrebbe riaprire i giochi per il primo posto, Matelica 54 punti, Vis Pesaro 47, dunque sono 7 i punti che separano le due squadre. Vastese 40, Avezzano 38, Castelfidardo 37, Castelfidardo vera e propria rivelazione del girone, qui si chiude la griglia playoff. Poi L'Aquila e San Marino 34, Francavilla e San Giustese 33, Campobasso 31 con 4 punti di penalizzazione, Pineto 30, Jesina 25, Agnonese e San Nicolò 22, Recanatese 18, siamo nei playout, Fabriano 17 e poi Monticelli 14 con i Nero Stellati che chiudono la classifica a quota 8 punti. Ricordiamo che hanno una gara da recuperare Monticelli e Francavilla. Sono le 17.51, non so se abbiamo l'opportunità di interloquire in diretta telefonica con la DS del Pineto, no, dobbiamo aspettare. Allora vediamo il quadro del campionato di eccellenza, oppure cerchiamo, mi rivolgo alla regia, di contattare il presidente della Vastese, Franco Bolami. Campionato intanto di eccellenza, perché anche qui si è registrato il successo del Giulianova sul campo delle penne, Giulianova che ha allungato sul Chieti che è stato sconfitto a Capistrello, mentre il Martinsicuro ha preso un punto sul campo del Miglianico. Tra poco vedremo anche i riflessi sulla classifica. Alba Adriatica Torrese 2-2, Amiternina Acqua e Sapone 1-0, Angolana Cupello 1-1, Capistrello Chieti 3-2, Miglianico Martinsicuro 0-0, Penne Giulianova 0-1, River Chieti San Buceto 0-0, San Salvo Paterno 0-0, Spoltore Montorio 4-1. Vediamo la classifica dopo la 24esima giornata, settima del girone di ritorno. Il Giulianova, abbiamo detto, allunga sulle rivali. Giulianova 53 punti, Martinsicuro 46, Chieti 45, dunque più 8 sul Chieti che è stato scavalcato dal Martinsicuro di Fabio, che ora si trova al secondo posto. Paterno 44, Spoltore 39, Torrese e Capistrello 37, San Buceto e Angolana 35, Alba Adriatica 33, Acqua e Sapone 32, Penne 28, Cupello 25, Montorio e Amiternina 22, River Chieti 20, Miglianico 17. Chiude il San Salvo del neotecnico Michele Gelsi a quota 15 punti in classifica generale. Non so se abbiamo l'opportunità, ripeto, di interloquire con il DS del Pineto. Bolami, abbiamo il presidente della Vastese Bolami, buonasera presidente. Buonasera a te. Allora, commentiamo questa partita, purtroppo una sconfitta. Ma è brutta partita, oggi la sconfitta sarà giusto, abbiamo approcciato una partita in negativo e il risultato è più che giusto, anche se loro hanno fatto dei tiri di mezzo in porta, i primi 20 minuti e hanno riportato 3 punti a casa. Quindi diciamo, sono 5 partite che i primi 20 minuti le regaliamo, andiamo sotto sempre. Oggi mi aspettavo una reazione che non ci sarà nemmeno, perché senza Leonetti devo dire abbiamo avuto dei grossi limiti.
Quindi diciamo insomma piuttosto amareggiato il presidente della Vastese, questa è la seconda sconfitta consecutiva, beh, insomma Matelica ci può anche stare, però effettivamente come diceva il presidente ci si aspettava una reazione oggi, no? Ma non sono amareggiato perché il nostro obiettivo dall'inizio era salvezza. Certo. E quello era il nostro primo obiettivo. Vabbè, però, blindata dai. Certo, sì, siamo presidente, blindata la salvezza. Sì, la salvezza è blindata, non è un cammino difficile, io dico ai ragazzi, perché il giorno di ritorno ormai ti conoscono, le squadre sono rafforzate e ogni tanto io dico sempre che un bundicino fuori casa non fa mai male, soltanto che noi siamo una squadra che dobbiamo sempre giocare e alla fine tornare a casa a mani vuote. Quindi diciamo così che la Vastese non è stata la migliore Vastese, ecco, della stagione in sintesi. Oggi no, oggi no, una sconfitta giusta e meritata come vedo io. Giusta e meritata, insomma l'onestà intellettuale del presidente della Vastese Franco Bolami, Vastese che domenica ospiterà il San Nicolò, unico derby abruzzese della prossima giornata. San Nicolò che ha perso in casa, verrà a basso, che vorrà fare i punti, noi meno male che rientrano i due squalificati, cercheremo di andare avanti, almeno di portare i tre punti che sarebbero importanti per il futuro, però ripeto, è un campionato molto difficile, le squadre sono rafforzate e certe volte, come ho detto prima, un punticino muove la classifica. Un punticino muove la classifica, del resto non si può rinunciare a un giocatore determinante in questa categoria perché lo sta dimostrando come Leonetti. Sì, sicuramente sono davanti, da solo, è un giocatore di categoria e oggi si è sentito la sua mancanza, diciamo la verità. Senta presidente, domenica c'è Matelica vs Pesaro, Matelica che inaspettatamente ha pareggiato a Monticelli a Castel di Lama, per meglio dire, anche se il Monticelli in casa è un cliente scomodo per tutti. Guarda, lo ripeto, è un campionato difficile, dove nessuno vuole procedere e nessuno vuole perdere, soprattutto il giorno di ritorno, le squadre si sono rafforzate. Ogni partita è difficile, col tu puoi giocare anche con i Nerostellati, me l'ho sempre detto che Nerostellati è una squadra viva, l'ha dimostrato ieri pareggiando con la Pizzau. Perciò devono rendersi conto che i giocatori ogni domenica è una partita a sé, punto. Assolutamente, presidente, tra l'altro insomma noi abbiamo sempre sottolineato il grande campionato che sta disputando la Vastese, che rimane la terza forza di questo torneo alle spalle di Vis Pesaro e Matelica, a parte insomma il paradosso della salvezza, perché adesso è un paradosso, no? Ci sono 18 punti di vantaggio sui play-out, quindi si pensa obiettivamente, presidente, ai play-off, no? È chiaro, ma che no, la terza piazza... la salvezza l'abbiamo già acquistata, perciò dico. Discorso che fare i playoff per noi è sempre bello, per la città, per i tifosi, è sempre un bel traguardo, però devo dire che se giochiamo come abbiamo giocato oggi è meglio che non ci andiamo ai playoff, come la vedo io. Ho capito, è stato molto chiaro il presidente Franco Bolami. Perfetto, presidente, grazie per aver accettato il nostro invito. E ancora in bocca al lupo alla Vastese, che oggi è stata, lo ripetiamo, sconfitta sul campo della Jesina. 2-0 il verdetto finale, le reti di Pierandrei e Trudo. Allora io cercherei di contattare ancora Roberto Giammarino per chiudere il programma Terzo Tempo Live. Intanto 3 gol tra Cesena e Ternana, siamo soltanto al 22esimo, il Cesena è in vantaggio per 2-1, ma si era portata, aveva sbloccato il punteggio la Ternana con Valient, c'è stato il pareggio poi di Moncini al 22esimo, dopo 3 minuti dal pareggio di Moncini, il gol del 2-1 ancora di Moncini, un giovane attaccante di prospettiva, classe 1996, dunque Cesena 2 Ternana 1, siamo al 23esimo minuto del primo tempo, il Cesena ha ribaltato la situazione dopo il gol di Valient al 14esimo, doppietta nella breve volgere di 3 minuti di Moncini, 19esimo e 22esimo, ma c'è ancora tanto tempo, siamo soltanto, ripetiamo, al 23esimo in questo primo posticipo del campionato di Serie B. Allora proviamo, facciamo un altro tentativo con Roberto Giammarino, perché insomma i numeri dicono che crisi. Grazie.
telefono staccato, ci dispiace molto, l'avevamo sentito poco prima di andare in onda. Vi riportiamo quello che ci ha detto Roberto Giammarino, perché i numeri dicono che è crisi in casa Pineto, 3 sconfitte consecutive, ricordiamo dopo il pari di San Marino rocambolesco, perché il San Marino sotto di 2 gol è riuscito a pareggiare 3 settimane fa nei minuti di recupero al 93esimo, al 95esimo, ci sono state 3 sconfitte consecutive a Vasto in casa col San Nicolò e oggi a Pesaro contro la vice capolista 2-0 le reti di Radi e Baldazzi. Un primo tempo, ci ha detto Giammarino, in cui il Pineto ha fatto la partita, ha creato diverse opportunità ma non le ha concretizzate. Nel secondo tempo c'è stato un infortunio del portiere, il giovane portiere Mazzocchetti, su un tiro tutt'altro che irresistibile di Radi su calcio di punizione, e poi c'è stato il pareggio, il raddoppio di Baldazzi. Dunque Vis Pesaro 2 Pineto 0, terza sconfitta consecutiva per il Pineto, che prima di queste 3 giornate negative aveva inanellato ben 15 risultati utili di fila, 6 pareggi, 6 vittorie e 9 pareggi, ed ora insomma il momento è un po' particolare, perché il Pineto, come vedete dalla classifica, ha 30 punti, un Pineto che ha cominciato con un organico importante questo campionato, ci sono state 15 risultati utili consecutivi, adesso 3 sconfitte di fila, ma secondo quello che ci ha detto Roberto Giammarino, Daniele Amaulo non rischia l'esonero. Dunque avanti con Daniele Amaulo, a meno che non ci siano insomma altre novità nelle prossime ore, ma le escludiamo perché è stato categorico Giammarino. Purtroppo non abbiamo l'opportunità di interloquire con lui, anche perché siamo proprio in addirittura d'arrivo. Vi ricordiamo soltanto gli impegni degli abruzzesi: nel prossimo turno si giocherà la 6ª giornata del girone di ritorno, Avezzano San Giustese, Castelfidardo Francavilla, L'Aquila Fabriano, Matelica Vis Pesaro. Non c'entra niente con la regione Abruzzo, però il big match di questa giornata, prima contro seconda. Le altre formazioni della nostra regione: Pineto Jesina, Recanatese Nero Stellati, e poi l'unico derby abruzzesi di cui abbiamo parlato proprio col presidente Bolami, il presidente della Vastese, Vastese San Nicolò, appunto domenica prossima con inizio alle 14:30. Uno sguardo al primo dei 2 posticipi in Serie B, siamo al 26esimo, già 3 gol tra Cesena e Ternana, Ternana in vantaggio con Valiant, poi ha ribaltato la situazione in 3 minuti la formazione di Castori con una doppietta di Moncini al 19esimo e al 22esimo. Le 18 e 2 minuti è tutto per Terzo Tempo Live, grazie a Roberto Cherchi in regia, a voi per l'attenzione, ancora una buona serata.